sarà questa la giusta prospettiva sulla Trans Canada Highway che corre alle sue spalle verso Lake Louise, Banff e Vancouver, e di là invece va verso Golden. La Tea House serve classico caffè colombiano e decide di promuoverlo col Colosseo. Vabbè, perché si chiama Adagio. Perché si chiama Adagio, ah. Ripartiamo e abbiamo un'altra prospettiva sugli spazi autostradali, sulle grandi highway. Siamo arrivati al parcheggio, abbiamo parcheggiato, siamo arrivati al punto informazione e abbiamo scoperto che questa strada, un tempo arrabile, va percorsa a piedi. Eccoci pronti all'avventura di Lago Ara. A pochi chilometri da Lake Louise è situato questo lago alla fine di una grande valle. Dovrebbe essere 11 chilometri e si prevede dalle 2 alle 4 ore. Non è tanto preciso come informazione. Ci sarebbe un pulmino che però è bello passato. Latita l'informazione comunque, soprattutto in quelli che non sono Jasper e Banff. Hello. Hello. Serie di notizie positive nella missione Lago Ara. Sorpassato il quarto chilometro, ho incontrato coppie che tornava indietro. Quindi forse noi si sono sbagliato l'ora per cui iniziare l'operazione, però procede. Adesso un po' di pillole statistiche. Quanto ci si mette a fare un chilometro? Allora, momentaneamente gli ultimi due l'abbiamo fatto. Uno in 13 e questo in 12. L'unica deviazione che abbiamo incontrato andava alla Trans Canada Highway. Sorpassato il 7. Rimanenti? Chiamato il 7 e l'8 e poi altri 3. Avventura del Lago Ara. Allaccio di scarpa sul muschio. Gli ultimi chilometri come sono andati? Bene. Di te, pullman, non ho bisogno. Ultimo chilometro. Sento figo. In questi momenti uno un po' si sente figo. All'ingresso del campeggio del Lago Ara, legna e accette di cortesia. Nel nostro caso, però, più che le accette, è utile la potable water. Missione compiuta. Questo è immenso. È bellissimo. Eccolo mi fa. Senza parole. Yoho National Park è quello che ci vuole dopo il selvaggio Jasper e prima dell'affollato Banff. Lake Louise. Come mai si chiama Lake Louise? In onore della quarta figlia della regina Victoria, Louise. Per arrivare qui, veglia alle 6:15 perché c'è il parcheggio davanti al grande hotel di Lake Louise che si riempie ai 7:40 e va sicuro non è un eufemismo. Dove siamo diretti? A Lake Agnes. E poi? Poi al Big Beehive. Dislivello complessivo? 1100. Quindi roba forte. Tirella. Le cagne si proprio un altro lago. La gente ci viene più o meno come il vecchio continente fa davanti a un vecchio monumento. Lago Agnes si origina lassù e dopo l'ascesa a Little
Beehive che guarda su Lake Louise e sull'Icefield Parkway, si è deciso di salire anche sul Big Beehive. Beehive vuol dire alveare, perché è questa montagnozza qui e questa va presa con tanto pericolo. Come sto andando? Benino. Perché mo benino? Mi avanti troppo dietro, vai più piano. Ah, poi sti matti dell'Alberta improvvisamente si sono rimessi a mettere le distanze in miglia. Dopo che British Columbia tutti i metri, tutto il sistema metri decimale. Beh, budello questo comunque. Ha voglia di che sono facili, però tanto facili non sono. Si mischiano persone che vogliono compiere questo tipo di salite, percorsi, e persone che rimirano la bellezza nel loro paese, nelle loro cattedrali. C'è anche Vien Giù di Corsa, ecco. Grazie. Prego. Ciao. Io ce n'ho troppa di voi. Quando salgo per cercare di impegnare il cervello, mi garba a vedere la cosiddetta curva a sorpresa, cioè quella speranza per dire oh, poi si scende. Speranza vana, però nei miei giochi mentali funziona, mi sembra sempre meno rigida. Ora si merita un po' di riposo. Come è andata? È stata una delle mie migliori performance? Sì. Questo si chiama il percorso quando ti pare di essere arrivato, ma col cavolo che voi le Rockies. Siamo diretti? Plain of Six Glaciers. Che sono i sei ghiacciai da dove ha origine il Lake Louise, sì. E adesso c'è un passaggio che forse non sarà tra i più suggestivi, però che per la prima volta mi ha dato quest'idea, fatto suonare nella testa queste montagne rocciose, perché fino adesso fondamentalmente ero stato immerso in foresta, tanto sottobosco, tanto muschio, quindi qui questo scorcio sì, mi fa montagne rocciose. Il piano dei sette ghiacciai. Sei. È un manuale della dinamica di come funzionano i laghi delle Rockies. L'acqua scende dai ghiacciai fino a formare questi laghi. Ed eccoci in un contesto Rockies a noi più familiare, l'inizio del bosco. Con qui tutte queste piante che hanno tutte le bacche, dovrebbero essere quelle che agognano gli orsi. E segnalato in tanti cartelli appunto di stare attenti a queste zone. Dettagli tecnici: fino ai sei ghiacciai, avendo fatto il giro anche del Little Beehive, erano 17,2. Non è particolarmente impegnativo, non ci sono punti particolarmente esposti se non un pezzettino su. Più cammino e più guardo il coso lì e più appunto resto interdetto dalla bruttezza. Certo che di tutti Banff, sì, è più tristio.